A distanza di qualche giorno dalla proclamazione dello stato di agitazione, i sindacati preannunciano altre due giornate di sciopero per gli operatori di Pian del Lago. I sindacati CISL Funzione Pubblica, Agrigento Caltanissette Denna, Flaica CUB regionale e Wiltemp provinciale, Confsal SNALV provinciale, infatti, in una nota congiunta, comunicano la previsione di uno sciopero che si svilupperà nelle due giornate del 31 ottobre e 2 novembre, con sit-in e presidio davanti la prefettura. Io purtroppo ricevo e vivo di riflesso quella che è la loro condizione, ricevo dei messaggini dove leggo che non possono pagare il mutuo e quindi hanno problemi con la casa, non hanno pagato l'assicurazione, non possono camminare con la macchina, non ci possono mettere la benzina. Per noi quello che è estremamente importante e urgente è considerare che 4 mesi sono lunghi, lunghi, lunghi per chi vive questa difficoltà. Quindi sollecitiamo la prefettura, seppure dico io ho notizie recenti che nel giro probabilmente di questa settimana potrebbe risolversi la questione con l'intervento sostitutivo, ma è chiaro che al contempo dovrebbero convocarci per poter eventualmente revocare lo sciopero se la questione trova un esito. Abbiamo contattato telefonicamente anche la ditta che si occupa del servizio e rimaniamo ancora una volta a disposizione per una replica. Intanto arrivano rassicurazioni dalla prefettura che ribadisce la massima apertura. La massima apertura come c'è sempre stata. Il nostro interesse è stato sempre quello di tutelare, da una parte, di assicurare una gestione, diciamo, lineare, efficace dei servizi di Pian del Lago. Dall'altra parte abbiamo sempre avuto la preoccupazione dei lavoratori. Lavoratori che ovviamente molte volte non hanno ricevuto in tempo lo stipendio, ahimè, e ci sono stati dei provvedimenti sostitutivi che sono stati fatti dopo delle procedure complesse, perché il provvedimento sostitutivo non è, diciamo, semplice da un punto di vista burocratico, l'abbiamo affrontato e l'abbiamo risolto e ritengo che anche questa volta sarà fatto un provvedimento sostitutivo. I sindacati, con i sindacati ci siamo incontrati io non so quante volte, faremo ulteriori incontri e cercheremo di riassicurare, di dare assicurazioni su quelli che sono, diciamo, i diritti che non possiamo discutere.